Ciao a tutti, ben ritrovati. Per Chiama Patti oggi andiamo a conoscere un commerciante di patti che opera in un settore che viene molto indicato, suggerito e consigliato da nutrizionisti, dai medici e anche, perché no, dai pediatri, in quanto lui opera nel settore della frutta e verdura. Seguitemi e andiamo a conoscere più da vicino il nostro amico. Come vi dicevo poc'anzi, siamo venuti a trovare l'amico Daniele Gregorio, che è il ciao Daniele, il titolare della bottega, possiamo chiamarla bottega, The King of the Fruit. Daniele Gregorio, voi dovete sapere che è forse uno, o se non addirittura il più longevo per quello che riguarda questo settore. Io me lo ricordo da ragazzino che lui già sul camion, sul furgoncino, in giro per la città di Patti, c'erano dei punti di riferimento dove sapevo che trovavo lui che vendeva frutta fresca di prima giornata. Oggi con l'occasione siamo venuti a trovarlo perché, essendo appunto uno degli esercenti di questo settore che da più tempo opera sul territorio pattese, vogliamo scoprire un po' la sua storia e conoscere un po' le sue origini. Quindi benvenuto Daniele, grazie per averci dedicato questo attimo con la Libera MMTV, con cui noi già siamo qui presenti e siamo venuti a trovarti. E volevo chiederti intanto se tu puoi raccontare un po' come i tuoi inizi, quando hai iniziato ad operare e se hai iniziato sin da subito a fare questo mestiere oppure sei partito con qualcos'altro. No, sono partito con qualcos'altro perché da prima a 18 anni così ho iniziato a lavorare come elettricista in un'azienda di patti, la Cogem Sud si chiamava, e facevamo impianti elettrici industriali in tutto il paese, Messina e Taormina. Dopodiché questa azienda ha iniziato ad avere problemi. A un certo punto mio padre, che faceva sto lavoro, questo mestiere, la frutta e verdura da una vita, dice: guarda che fai, ti do il camion e inizi a lavorare per conto tuo. Io lì per lì avevo 23-24 anni, ho detto vabbè, proviamo. Immagino che l'avrei fatto felice. L'ho fatto felicissimo. Ogni come il genitore, il desiderio di un genitore è che il proprio figlio... L'ho fatto proprio felice. E ho iniziato così, mi ha dato sto camion e ho trovato il parcheggio di fronte all'ospedale vecchio, all'ospedale Verona Romeo. E ho lavorato lì 3 anni, sempre col camion. Dopodiché il comune mi ha spostato in questa piazzetta, sempre non con la struttura, sempre col camion, cassette a terra, tutte queste cose qua. Dopodiché nel 2000 mi hanno fatto fare una piccola struttura e da lì ho iniziato il mio percorso. Diciamo che è un lavoro che a me piace, quindi perché me l'ha inculcato mio padre proprio, Io mi sono sempre chiesto, interrogato, perché dico, al di là della semplice vendita di un prodotto, che poi sia un prodotto per l'alimentazione piuttosto che di un servizio, un'esigenza personale, dietro questo mondo c'è tutto un altro mondo che noi non vediamo, il consumatore finale non vede, certo. Immagino che i tuoi orari di lavoro non sono quelli che il consumatore vede quando apri la saracinesca la mattina o il pomeriggio, ma tu inizi a lavorare molto presto. Sì. Ci vuoi raccontare un po' come si svolge la tua giornata lavorativa, quando inizi e quando finisci? Allora, e soprattutto quando finisce, come arrivi a fine giornata? E allora, io ai primi tempi che ho iniziato a fare sto lavoro, iniziavo a lavorare alle 3 di mattina e già andavo al mercato generale di Barcellona, perché qui non c'era... Tanto, per esempio, non c'era ingrosso ortofrutticoli, c'erano poche cose, quindi essendoci un ingrosso ortofrutticolo molto grande a Barcellona, mi alzavo alle 3 di mattina, andavo a prendere la merce col furgone e tornavo. E lavoravo tutta la giornata fino alle 8:30, alle 9, alle 9:30, dopodiché era sempre una routine continua, dalle 3 fino a sempre la stessa cosa. Sì. Ora invece ultimamente ci sono degli ingrossi ortofrutticoli qui a Patti, quindi già mi posso appoggiare a loro,
e grazie a loro io già a posto delle 3, delle 3 e mezza mi alzo già alle 5, alle 6 di mattina. Quindi hai guadagnato 2 ore di sonno. Ho guadagnato 2 ore di sonno, mi portano la merce che magari che dico io, perché io voglio sempre il top, non voglio cose che non mi interessano. Non è casuale il nome dell'attività? No, io voglio sempre il top e poi mi appoggio anche alle produzioni proprio locali di qua, di Patti, perché per me la produzione locale di Patti significa dare pure un bene al paese. Non soltanto, ma parliamo anche di qualità. Di qualità, prodotti a chilometro zero oggi sono sinonimo di sicurezza e da un punto di vista intanto dell'impatto ambientale, ma soprattutto anche da un punto di vista di quello che può essere la genuinità, perché immagino che il produttore locale si limiti soltanto a coltivare il terreno. Tanti veleni non ci sono, benissimo. Diciamo. E quindi chiaro. E questa è una cosa che ti fa onore, perché voglio dirti, io ti conosco anche da cliente, oltre che da amici di ogni tanto di qualche cena che abbiamo organizzato con altri amici. E a tal proposito volevo chiederti, nella selezionare la frutta, immagino che tu ovviamente adotti un metro che non è sicuramente quello del semplice un bel aspetto, la compro. Sicuramente in fase anche di trattativa, quando vai a prendere appunto le merce nei mercati ortofrutticoli, non ti limiti ad acquistare la cassetta che già ti fanno trovare pronta, ma farai una selezione a monte, certo, giusto? Certo. Esatto. E questo tipo di diciamo di tecnica che tu utilizzi, che poi sicuramente è frutto dell'esperienza, perché voglio dirti, il consumatore oggi viene qua, vede queste pesche, hanno un bel colore e ti dicono. Io per esempio, io sono uno che quando va a comprare la frutta, la prima cosa che fa, anche se spesso e volentieri non è spesso fattibile, però magari, che ne so, prendo il guanto e sento l'odore. Io praticamente sono uno che si muove tanto con l'olfatto e poi ovviamente il gusto. Tante volte tu stesso, e allora, da bravo commerciante, tante volte magari se tu vedi il cliente che è tentennante, dici lo provi, ti fa fare l'assaggino, no? Certo. E così questo uno si ovviamente è costata. Però io, come ti dico, ho avuto un buon maestro e da quell'ora qualsiasi cosa faceva mio padre, io me ne sono andato sempre in quel modo. Diciamo, lui prendeva le pesche per dire a moio alcantara. Per me quelle pesche sono quelle più buone che esistono in Sicilia, diciamo. Sì, sì. Per esempio le mele di Maniaci. Tutta sta roba qua, io già capisco quando devo prendere la cosa buona e la cosa che non buona, io già non la compro a priori. Io me ne vado sempre sulla qualità giusta. Sull'olfatto, come dici tu, vado pure, ma vado pure con l'assaggio. Esatto. Però vado sempre con le cose che mi ha inculcato mio padre. Dice, tu compra quella, sempre quella buona, e vai tranquillo. E vai tranquillo. Perché se tu dici la compri già a priori che è scarsa e la devi buttare, è inutile che la compri. La compri buona, se poi la butti che non la vendi, però lei sappi che l'hai comprata sempre buona. E quanti anni hai quindi che fai questa attività? Io ho 30 anni che ho la mia attività, ma ancora di prima, perché lavoravo con mio padre, con mio fratello. Esatto, quindi voglio dire, avevamo il negozio, diciamo, già da prima. Quindi potremmo dire veramente che questo è il tempio della frutta. Sì. Sei tu, l'impersonificazione del tempio della frutta, no? E in questi 30 anni o anche più, come si è evoluto il mercato? Tu hai notato dei cambiamenti rispetto ai tuoi inizi e rispetto a come oggi? Ai miei inizi, quando c'era la lira, era tutt'altra cosa. Si lavorava bene e non c'era tutto questo caos che c'è ora. Dall'entrata dell'euro è cambiato un po' di cose, sono cambiate, perché le cose che costavano per esempio 1.000 lire sono andate a costare il doppio, certo, diciamo. Era raddoppiato tutto con l'introduzione. E com'è che se costava 1.000 lire ora ti costa 1 euro, già parliamo di 2.000 lire, diciamo. È cambiato tantissimo. Purtroppo sono raddoppiati i prezzi di tutti i prodotti, sì, merci, però e non servizi, per colpa nostra. Ma gli stipendi sono rimasti quelli. Bravissimo. Per esempio, però tutti non è che capiscono, non è neanche colpa nostra. Purtroppo già è alla fonte che tu già compri le cose. Sì, sì. È normale. E dimmi un po',
Io per esempio leggevo in questi giorni a proposito un po' della qualità della merce, perché vedere il prodotto di bell'aspetto o bello abbondante spesso e volentieri è sinonimo che dietro c'è tutto un processo per favorire la maturazione o per rallentare la maturazione in modo che arrivi direttamente sugli scaffali. Mi ha colpito per esempio un particolare, infatti entrando qui nella bottega poi magari faremo anche una ripresa un po' della merce esposta, che per esempio le patate, se sono tutte uniformi o sono, che ne so, tutte di grosse dimensioni, lì c'è un attimino da sospettare, perché evidentemente a monte è stato fatto qualche trattamento che gli ha fatte poi arrivare direttamente sugli scaffali o in maniera veloce o in maniera rallentata, e quindi lì non è sicuramente sinonimo di qualità. Ci siamo spostati nel banco dell'orto. Ortaggi. E allora, vediamo, qui c'è una gran varietà di prodotti. Per esempio, il particolare che mi balza all'occhio è che ci sono queste melanzane che sono di varie dimensioni, varie misure. Il motivo è dettato dal fatto che magari ce ne sono alcune che sono locali, altre un po' meno, sono tutte locali. Sono vari tipi di melanzane, tipo ci sono le melanzane piccoline per esempio da fare ripiene o da fare abbottonate, oppure le melanzane che per fare le fritte o fare le parmigiane o fare pasta alla norma, pizza alla norma, tutte queste cose qua. Peperoni di vari tipi, perché tutta roba nostra, e ci sono per esempio dei cornetti, dei peperoni rotondi per farli anche ripieni, che si possono fare anche ripieni, e poi da farle pure arrostiti in tutti i modi, diciamo. Questa varietà di colori è veramente un colpo d'occhio, è talmente bella da vedere che stimolano veramente a dire guarda, mangiatemi, compratemi. Allora Daniele, veniamo un po' invece adesso alle questioni locali. La città di Patti, che è ovviamente quella in cui noi viviamo e che il motivo per cui io ho avviato questa rubrica, è quella proprio di valorizzare e dare spazio, voce a imprenditori o comunque esercenti commerciali che hanno deciso di investire a Patti e di fare di Patti la loro ragione di vita. Tu hai visto un po', perché voglio dirti, dopo tanti anni hai visto succedersi sia per quanto riguarda la parte amministrativa, sia per quanto riguarda anche la trasformazione del paese, delle evoluzioni per certi versi. Rispetto a quando sei partito tu, anche il tuo settore abbiamo detto che è un po' cambiato, si è evoluto, a parte che c'è stato l'avvento pure dei centri commerciali, dei grandi ipermercati che sono subentrati un po' nella massificazione del prodotto, perché è chiaro che quando uno vuole andare a cercare il prodotto di qualità genuino non è perché siamo qui da te, ma di fatto le botteghe cosiddette di vicinato, come si osa definire, sono quelle dove effettivamente uno trova ancora, oltre che il prodotto naturale o comunque del chilometro zero, ma trova anche il rapporto umano che per certi versi è venuto meno con la massificazione, chiamiamola così. Ma per quanto riguarda invece la città di Patti, secondo il tuo punto di vista, di persona che ovviamente sta a contatto con la gente, che quindi vede un via vai di utenza delle più variegate, tu avresti qualche consiglio da dare sia per quello che riguarda il tuo mondo, e quindi non dico il tuo settore, ma il tuo mondo del commercio e quindi di operatori del commercio, ma anche in generale su come potrebbe migliorare questa città, su come si potrebbe migliorare la... Intanto con delle strutture in più, perché infatti più andiamo avanti e più mi sa che si torna indietro, perché le strutture mi sa che vanno a chiudere, non vanno... E questo è un danno per il paese, perché sì, ci sono gli impiegati, però c'è tanta gente che purtroppo non lavora e non riesce ad arrivare neanche a fine mese, quindi non si sa come fare, quindi è lì. È un problema proprio per Patti, perché le strutture mancano, tante strutture, e
ma da sempre, da quando io ho iniziato a fare sto lavoro, Patti si è evoluto pochissimo, non tanto, pochissimo proprio, poco. Sì, vabbè, quello è un problema che comunque occupa e interessa un po' tutti i comuni, i piccoli comuni, soprattutto qui nel sud del meridione. Sicuramente incentivare i servizi, migliorare la qualità della vita, quelli dovrebbero essere la base del ben gestire, ben buon amministrare una collettività, e da un punto di vista ovviamente politico, ma anche da un punto di vista sociale, da un punto di vista, perché no, anche di quelli che sono gli operatori di settore. Io chiuderei questa intervista chiedendoti un consiglio per fare una buona macedonia o un buon frullato. Qual è la tua frutta preferita? Per me la frutta preferita sono... per me è tutta la frutta in gran parte, però di questo periodo proprio abbiamo, per esempio, ci sono delle fragole, ci sono dei frutti di bosco che si può fare tante macedonie, ci sono dei mango, pesche, ciliegie ancora, poi è iniziata ora l'uva che è buona pure. Un po' di tutto, ci sono le angurie, per mettere tutto, i meloncini, cantalupi, c'è un macello di frutta che uno può fare. Non macedonia, delle insalate di frutta proprio particolari. Allora noi chiudiamo questa intervista con un invito. Siccome tra i tanti imprenditori, cittadini pattesi che hanno deciso di vivere e operare a Patti, nei prossimi incontri andrò a intervistare o comunque a fare due chiacchiere con un amico che fa lo chef. Io sarò felice che tu venga a portare un cesto di frutta e che assieme a questo amico chef faremo un bel purpurì, vedremo cosa lui ci proporrà o ci suggerirà per gli amici di Chiama Patti. Quando vuoi tu, sono onorato per questo invito, quando vuoi sono qui, me lo dici prima. Certo, e gli facciamo certo. Un bel cesto e lo facciamo restare certo. Proprio. No, ma sarai anche tu, parteciperai proprio... anche tu, anche certo, se per certo, un breve tratto, certo, durante certo. Sarai in parte di questo incontro. Intanto ti ringrazio, ringraziamo per l'ospitalità. Adesso magari faremo anche vedere qualche altra parte del negozio. Il nostro incontro momentaneamente finisce qui e Chiama Patti continua. E ci vedremo al prossimo appuntamento. Ringraziamo l'amico Daniele De grazie Gregorio, a voi, grazie per tutto, grazie. Titolare del The King of the Fruit. Grazie a voi. Alla prossima, ciao. Arrivederci.